Ciao a tutti, care amiche e cari amici di Peter Pan. Anche oggi, con tanto entusiasmo, sono felice di avere una diretta con voi perché oggi incontriamo un brand per me molto importante, che mi sta molto a cuore, soprattutto perché sapete che ci tengo tantissimo al Made in Italy. E Le Petit Coco, parliamo proprio di Le Petit Coco, un brand bambina e anche maschio dai 0 ai 16 anni. Ma andiamo subito a conoscere la nostra stilista di Le Petit Coco, Consuelo Pinoca, che abbiamo qui in diretta con noi. Ciao Consuelo, Cristina, tutto bene? eccoti, tutto bene? Ciao Consuelo, come stai? Bene, bene, bene. Bene, bene, sono contenta di vederti. Finalmente sono riuscita a farti fare la diretta perché so che tu non sei abituata, non volevi e finalmente sei qui con noi perché è importante che le Esatto. nostre clienti e le tue mamme che gradiscono il tuo stile ti conoscano. Per me è importantissimo, capiscono chi sei, ti conoscono e soprattutto trasmetti il tuo amore per il tuo stile e per la tua passione per l'abbigliamento del bambino. Allora, intanto presentati, che tutte ci tengono a sapere anche la parte un po' più personale, no? Delle nostre stiliste. Allora, a Allora, come te. hai detto te, io sono Consuelo Pinoca, sono la stilista delle Petit Coco. Le Petit Coco. Raccontaci un po' di te, raccontaci un po' di te, come mai, cosa facevi prima, la tua Non storia. vengo da questo mondo perché praticamente prima facevo la commercialista. Soltanto la mia passione per la moda mi ha avvicinato poi al mondo del bambino, sicuramente con la nascita dei miei figli. E da lì è iniziata questa avventura. Inizialmente con una linea piccolina di abbigliamento da neonato, poi successivamente si è ampliata, come detto te, da 0 a 16 anni. Sì. Vogliamo descrivere diciamo, la filosofia del brand o quello che Sì, certo, vai. le prime due parole che mi vengono in mente pensando alle Petit Coco sicuramente è la quotidianità e la comodità, nel senso siamo molto attenti ovviamente al comfort del capo, sia nella creazione, nella confezione e sia ovviamente nei materiali. Diciamo, queste sono le prime due parole che mi vengono in mente pensando alle Petit Coco, nel senso Certo. i bambini sono sicuramente i protagonisti, ma non solo loro, ma anche i genitori che devono vestirli, che devono accudire il capo e che devono appunto sistemarlo. Certo. Bene, infatti tu sei nata, forse ti ho fidelizzato anche subito, no, Consuelo? Ci siamo conosciuti a Pitti. Sei nata, mi sembra, può essere, io sono più di 10 anni che ho le Petit Coco, quindi adesso non ricordo esattamente. Quindi avevi i bambini piccoli, diciamo, e hai sentito subito questa necessità del comfort, però della bellezza, perché adesso che magari facciamo anche vedere qualche capo che ho preso, non tutto ovviamente della tua collezione che abbiamo scelto questa stagione, io con Antonella e Paola, però cioè, vedo che tu nelle tue immagini, cioè nel tuo stile, oltre ovviamente al comfort e praticità, ma sei molto stillosa, cioè rimani con questa femminilità, cioè si respira nel tuo stile tanta femminilità Allora, nella parte bambina, diciamo. diciamo che la semplicità è anche, non è così facile da ottenere, può sembrare così apparentemente più facile di altre cose, ma in realtà poi sono i dettagli che fanno la differenza. Certo. Quindi diciamo che la mia bambina vuole essere una bambina vestita sì da bambina, che ha uno sguardo verso il mondo adulto per avere dei modelli contemporanei, insomma, alla moda. Però secondo me la differenza poi la fanno i dettagli, Certo, credo. certo. Infatti volevo presentare così brevemente, no? E poi andiamo avanti a parlare del tuo stile, però così qualcuno capisce meglio il tuo brand. Vedo che quest'anno hai scelto una fantasia Vichy, che tra l'altro tu ce l'hai sempre, Sacher. anche nell'inverno, ami molto tutto quello scozzese, quel tartano, un po' anche British, se vogliamo, non solo italiano, pur avendo comunque una produzione interamente italiana, giusto? Ecco, io infatti Made in. volevo, se tu mi Sì, permetti, fai gli scherzi, è tua.
Volevo porre l'accento su due o tre cose che ci stanno molto a cuore, sia a me sia all'azienda, la Gimel, che la produce, la distribuisce. E se, come puoi vedere, puoi far vedere anche nei cartellini del capo, abbiamo delle parole chiavi. Ovviamente parliamo di unicità, vabbè, quello magari può essere, diciamo, scontata. Poi parliamo appunto di libertà, tornando al discorso del comfort, della comodità, quindi il bambino deve essere libero di muoversi, è per questo che scegliamo dei tessuti attenti, diciamo, a questo. Ma la cosa importante, come hai visto anche te, noi siamo sempre attenti alla sostenibilità. In questo momento, chiaro che è un argomento attuale, visto quello che stiamo vivendo, però l'azienda, la Gimel, sono anni che insegue questo tipo, che insegue la sostenibilità, e questo lo fa attraverso non solo, diciamo, la confezione, che praticamente è quasi a chilometro zero, quindi, come dicevi te, un made in Italy, possiamo anche aggiungere un made in Puglia, nel senso che è fatto tutto. Interamente lì, laboratori, Sì, certo. poi diciamo la sostenibilità quindi è data da questo, ma è data anche dal processo produttivo. C'è un risparmio energetico e c'è un risparmio di acqua. E tutti i tessuti che stai vedendo, che stai facendo vedere te, sono tessuti che hanno delle certificazioni, e quindi che attestino che non sono nocivi. Noi considera che in azienda abbiamo un ufficio apposta che, una volta che noi selezioniamo i tessuti che ci piacciono e che vogliamo utilizzare, devono darci l'ok. Appunto, devono verificare se ci sono queste certificazioni che l'azienda vuole avere. Quella che stai facendo vedere è una maglia che abbiamo chiamato punto strofinaccio. Morbidissima, È morbidissima. uno dei tessuti a maglia, che fanno parte della collezione. Diciamo che la collezione normalmente ha questi tessuti a maglia molto confortevoli, vicino, come stai facendo vedere te, a dei tessuti a navetta, come quello che è uno chambray. Certo. I sacker è quello che hai fatto vedere, anche sia della blusa che dei pantaloncini, ovviamente usato in colori diversi, può andare bene sia al maschietto che alla femminuccia. Sì. Questo Poi anche. questo mi piacerebbe che tutti lo sentissero, è elasticizzato, sembra di avere un elastico in mano morbidissimo, pur essendo di cotone, no? Sì. Questa Poi anche queste salopette da neonato, visto che è ci sono la garza, quella garza è anche bio. Sì, è la nostra garza in cotone che fa parte del nostro basico dell'estivo. sì. E ci facciamo sia il neonatino, come fatto vedere te, sia il grande. Certo. Poi volevo fare l'attenzione al dettaglio che può essere quello di una ciocca, così di un fiocco che dai su una semplice t-shirt in cotone, ma anche l'essere stilosa con un semplice leggings pratico, ma con la ruche finale. E Sì. vedo anche i toni dei tuoi colori, cioè il grigio. Sono tutti tinti in capo, giusto? Come sono? Sì, Oppure tinti. sono tinti in capo, e come ti dicevo prima, con dei processi a risparmio sia energetico che d'acqua, quindi sostenibili. Bene, poi vedevo per l'eventuale occasione, no? Come potevamo avere delle cerimonie, ma anche adesso un compleanno, una festa dove uno è vestito, almeno io lo propongo sempre così, anche con un leggings, una maglietta, sopra fai queste proposte in organza, no? Che Sì. sono o delle camicie o degli abiti, rosa cipria, burro, neri, che si possono mettere sopra queste magliette e diventi automaticamente con una cosina. Con un vestitino che sembra di massima eleganza, ma invece è pratico. Tra Esatto, quello che l'altro. tu hai in mano, Sì? infatti, è un vestitino, una blusa, mi sembra di vedere, in organza. Sì? Tra l'altro, volevo sentire anche i tuoi prezzi. Per esempio, questa viene sui 60 euro, quindi anche pur essendo appunto un made in Italy, anche con il discorso dell'ecosostenibilità. Tu l'hai fatta sviluppata in vari colori, in rosa, in bianco, in nero, per esempio anche nero per la ragazzina più grande,
oppure per la mamma un po' più rock anche nella bambina piccola. Esatto, come hai detto te, si può vendere singolarmente insieme al suo sotto per essere particolarmente eleganti, ma come tu ben sai, perché devo dire Cristina che tu a gusto non mi devi insegnare niente, no. Come adoro tu ben sai, il tuo, lo condivido per quello. Quell'abitino lì può essere sovrapposto, come dicevi tu prima, anche alla t-shirt che tu porti, ad esempio. Certo, e che di cui ne parliamo dopo, la tua t-shirt qua di Le Petit Coco. Allora, qui poi vedevo che hai sviluppato questa stagione questo taftà, ovviamente non di seta, così è lavabilissimo anche da lavatrice, eccetera. Io, per esempio, l'avevo scelto in azzurro con la manica così gonfia, quindi una semplice t-shirt, però con l'effetto manica, dove volendo c'è anche la sua pantagonna o pantalone sempre in taftà, così, no? Con l'elastico in vita, molto pratico. Io tra l'altro lo propongo anche sotto proprio al seno, oppure come pantalone un po' baggy. Poi tu tra l'altro l'hai sviluppato, vedo, in azzurro, in questi toni di giallo, che con la maglietta qui di Anna Wintour, per esempio, è bellissima, no? Insieme. Ok, purtroppo non sono potuta mettermela perché la taglia grande ormai è già finita. Però queste magliette le trovo molto pratiche in tutti i colori. Con la sono pratiche che hanno quel dettaglio di cui parlavamo prima. Che ti contraddistingue, no? Contraddistingue proprio le Petit Coco, è vero? Questo tocco stilloso proprio femminile così. Ecco. Poi, niente, volevo appunto, tra l'altro, visto che parlavamo della nostra maglietta, vediamo che ce l'hai anche tu lì, di Anna Wintour. Tra l'altro Anna Wintour, non so se hai letto ultimamente, ha fatto proprio un articolo sul Made in Italy e di come tutto quello che ci sta coinvolgendo con il coronavirus affermava appunto come l'Italia può riemergere tenendo ben saldo questa produzione italiana di piccole e medie imprese. Esatto, diciamo. Vero, sì, ha fatto un articolo... Sì, infatti, diciamo che il modello italiano ha una sua rilevanza in tutto il mondo proprio per come è strutturato, perché comunque non abbiamo lasciato da parte la parte artigianale della cosa. La maggior parte della nostra filiera sono laboratori piccolini che lavorano ancora con dedizione, che hanno una confezione da invidiare a chiunque, quindi diciamo... Certo, guarda, volevo far vedere anche i tuoi cerchielli che io indosso sempre, vedi? Soprattutto in questo periodo sono stati molto giusti per nascondere un po' di riga. Però questa con la ciocca, vedi? In chambray. E in tutti i colori, così belli imbottiti. Poi sono leggeri, comodi, non danno fastidio, no? Che tante volte danno fastidio. Cioè li hai calcolati proprio nel dettaglio che arrivano su un punto in cui non infastidiscono. E le vendo sia alle mamme che ovviamente alle bambine dai 4 anni in su senza problemi. Sì. Bene, ascoltami, volevo anche chiederti come hai vissuto, intanto visto che non ne abbiamo parlato, ma stiamo uscendo, siamo in questa fase 2 finalmente, sono molto felice, come hai vissuto questo periodo di quarantena tu, cioè con il tuo, dal punto di vista soprattutto lavorativo intendo, no? Cosa... Se mi parli di lavoro è stato un periodo molto impegnativo, perché nonostante insomma il divieto di insomma la chiusura delle aziende eccetera, siamo andati avanti con il lavoro, l'abbiamo modificato quanto possibile per renderlo ancora più adatto a quelle che saranno le nuove scadenze. È normale che uno slittamento di tempistiche, di consegne, di cose inevitabilmente ci sarà, perché stando fermi un mese è chiaro che anche un'azienda organizzata come la nostra, che devo dire non c'è nessun tipo di problema, è chiaro che avrà delle scadenze diverse, e quindi ci siamo adattati per fare in modo di servire meglio possibile il negoziante e di conseguenza il consumatore finale. Quindi diciamo è stata una quarantena di lavoro. E dal punto di vista tuo creativo, cioè più che come azienda, no? Che immagino avete dovuto rinviare, lavorare, capire come impostare, però dal punto di vista tuo creativo, questo concetto, poi mi ricongiungerei anche alla tua etichetta, che io, cioè hai scritto unicità e libertà, quindi proprio il fatto di ispirarti, no? A questi temi che tu hai voluto scrivere perché ti rappresentano, non perché sono
tre parole magiche, no? No, non sono sicuramente tre parole magiche, che sono delle parole in cui io credo e da cui prendo ispirazione per creare diciamo, la collezione. Personalmente, per quanto riguarda il livello creativo, diciamo che tutto è andato avanti come deve andare. Ovviamente. Certo. So che tu, scusami se ti interrompo sempre, ma comunque so che tu ami viaggiare, quindi sempre anche tutto il tuo stile lo esprimi soprattutto con tutti i viaggi che hai sempre fatto, sia prima da sola che poi con i tuoi figli. Sì. E quindi, giusto, e quindi in questo momento non poterli fare, però in ogni caso volevo capire, per quello ti facevo questa domanda, perché fermarti per te è difficile, no? Sì, però diciamo che fortunatamente è chiaro che il poter vedere cose diverse, nuove, è sempre il motivo di stimolo, di interesse. Ispirazione. Certo. Però diciamo fortunatamente poi siamo anche, abbiamo tutti gli strumenti in mancanza. Digitali, certo. per poterlo fare, per comunque andare avanti. Noi non ci siamo fermati e non ci fermeremo. Brava, tu credi molto bene. Mi fa molto piacere questo, bene. È un momento difficile, ce ne rendiamo conto per tutti, però ci siamo sempre rialzati. Io penso che bisogna essere. Sono felice che ti sento molto positiva, molto ottimista e tutto questo, quindi a sua volta quando viene condiviso e viene dato e donato anche agli altri, sai, dopo ci si coinvolge tutti insieme e quindi la passione non demorde, anzi ancora di più, giusto? Certo. E penso anche che, come parlavamo io e te quando ci siamo sentite o quando ci vediamo, tu parli sempre sì di unicità ma anche molto di semplicità, quindi in questo momento direi quando vengono rivalutate le cose semplici e con i dettagli, come dici tu, oltre che di ecosostenibilità, ma anche dettagli stilosi che ti rappresentano, fanno comunque la differenza. Perché oggi come oggi, non solo io, ma anche tutte le mamme che ti fidelizzano, ovviamente credono in questo stile, no? Nel dettaglio. Sì, io poi diciamo che normalmente diciamo, può sembrare superfluo il dettaglio, invece. Ma la maggior parte delle volte, specialmente in questo mondo qua, fa la differenza. Certo. È quello che noi donne notiamo di più, io credo. Sì, a vero. Differenza degli uomini, ovviamente. Certo. Il punto di parte. Per noi è importante, è giusto che lo sia. La bellezza, poi sai, qui stiamo parlando di dettaglio, di bellezza in tutti i campi. Io continuo sempre a dirlo, non solo nell'abbigliamento, ma anche quando andiamo a mangiare, fa la differenza su che piatto ti viene messo, come viene messo. E quindi l'occhio ovviamente non è che vuole la sua parte, è importante ciò che si vede, no? E che abbaglia ti fa star bene, no? Sì, E poi sai specialmente che. nel nostro mondo è quello che, cioè la forma conta Certo, in alcune certo. circostanze, fortunatamente non in tutte, però in questa sì, chiaro. Certo, ci tenevo poi a chiederti un'altra cosa importante, cioè la tua scelta è stata quella, ci siamo conosciuti fin dall'inizio, quella di andare in negozio, cioè nei negozi e proporre proprio il tuo brand, visto appunto il tuo diventare mamma, avere l'esperienza con i figli e quindi ti sei lanciata immediatamente con i negozi. Più che andare attraverso subito l'azienda e che l'azienda pensasse lei a una distribuzione magari anche di massa, ok? Cioè, proprio scelto e fidelizzato di avere dei negozi come i miei che credessero in te, soprattutto negozi che hanno uno stile, di questo ne abbiamo sempre parlato, che hanno uno stile un po' come il Peter Pan, quello di shakerare, no? Gli stili e di fare un stile proprio, che comunque viene Diciamo condiviso. che questa è la bravura di persone come te, e lo sai, te l'ho sempre detto, nel senso che noi facciamo le collezioni, sicuramente ci mettiamo del nostro, poi spetta al negozio saperle proporre, saperle raccontare e saperle anche abbinare, perché no, anche con altri brand, Certo. assolutamente. Però Quindi il fatto di raccontare cosa c'è dietro a un capo è importante, perché fa la differenza anche questo. sì, quindi diciamo che tu in questa filosofia ci hai creduto fin dall'inizio, ci credi tuttora sempre. Tant'è vero che mi sembra che non sei neanche partita con il discorso online, cioè di avere esclusivamente la foto, cioè cosa comunque molto importante, perché mai poi come in questo momento ci rendiamo conto della possibilità di acquistare attraverso Instagram, Facebook, online,
però la spiegazione comunque del tessuto, di voler toccare, noi poi italiani ci piace toccare, a noi, diciamo la verità, almeno a me in questo periodo ti manca il fatto di poterti abbracciare, noi siamo di impatto, di immagine, ci piace abbracciarci, baciarci, magari in altri popoli, in altre zone non sarà così, ma la nostra cultura è quella, no? Di assaggiare anche nel cibo, nel mescolarlo, no? Fiori con verdure e via dicendo. Quindi anche nell'abbigliamento è così e vengono fuori delle belle cose, no? Quindi diciamo che tu credi in questa cosa, giusto? In questa filosofia e stile. Sì, certo. Partirai o sei già partita comunque anche con l'online come azienda? Allora, per il momento il sito lo stiamo aggiornando e in questo momento no, ovviamente ci sono dei progetti in piedi che mano a mano faremo. Perché è importante secondo me che cresciate, cioè che cresci anche da quel punto di vista, no? Di offrirlo comunque, bisogna sempre pensare a chi non può venire sempre in negozio. E anche volevo sapere, vendi anche all'estero tu, vero? Sì, abbiamo dei punti vendita all'estero e speriamo. Made in Italy lo desiderano tanto, vero? Io non mi stancherò mai di dirlo. È vero, è molto importante, specialmente poi in questo momento. Certo, bene, quindi questa cosa va assolutamente, oltre che apprezzata, ma so che, guarda, sicuramente le nostre clienti Peter Pan, le nostre mamme lo apprezzano già da tanto tempo, non lo danno così per scontato e in ogni caso valorizziamolo di più, chissà che questo porti i suoi frutti. Bene, allora mi ha fatto tanto tanto piacere che tu abbia accettato questa diretta perché so che non ti sentivi molto a tuo agio, invece come vedi una chiacchierata proprio tra amiche, ok? Quindi mi ha fatto piacere. Non potevo non accettare visto l'amicizia che grazie, c'è. Grazie, grazie. Grazie a te. Ti abbraccio e grazie, spero che anch'io. Ti potremo vedere con Piti Bimbo anche a settembre se verrà rinnovato. E così aspettiamo tutte le tue novità, tutte le tue idee che ti sono uscite nel fare il campionario primavera-estate 2021, perché tu ovviamente ci stai pensando, ci hai pensato, lo stai sviluppando, giusto? Stiamo lavorando per la collezione primavera-estate 2021. Bene, benissimo, mi fa piacere. Grazie Cristina. Grazie a te. Un abbraccio. Grazie, grazie. Ciao Consuelo, grazie di cuore. Grazie a voi tutti amici che siete rimasti con noi qui ad ascoltarci. Sono felice che avete conosciuto Consuelo, la stilista del brand Le Petit Coco, interamente made in Italy, 0-16 anni. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.